Salve a tutti e benvenuti in nuovo Tea Time Comics, l'ora del tè nel salotto dello Scarabocchiatore per parlare di fumetto. Io sono Marco Ferrandino, membro dello staff dello Scarabocchiatore, sceneggiatore d'occorrenza e appassionatissimo di fumetti. Oggi parleremo di un tema molto interessante, l'erotismo. E chi potevamo chiamare per parlare di questo tema se no la nostra Esther Cardella? Ciao Esther! Ciao, buonasera a tutti, ciao. Ciao e benvenuta, grazie per aver accettato l'invito. Ti ho corteggiato tanto per averti qua, eh? Non è stato facile. Grazie, eccoci, ci siamo finalmente. Esther è già stata nostra ospite, è passato un po' di tempo, l'ho richiamata perché ho avuto il piacere di richiamarla perché sta facendo tantissime cose. Se vedete su YouTube ha fatto tante interviste, tante presenze, in tante convention e fiere è stata. Ti ha portato bene la nostra live precedente? Sì, vabbè, guarda, ogni passetto che si fa serve sempre, sicuramente. Io poi c'ho anche di mio che se mi chiami, se mi sproni a fare qualcosa, io non ti dico mai di no, quindi è un insieme di cose, quindi insomma rinunciare perché se posso, il tempo si trova. La cosa interessante è che ti ho detto se avevi qualche originale da far vedere, come l'altra volta, mi hai detto no, sono tutte praticamente in mostra. Vogliamo iniziare Esatto. per dire dove sta questa bellissima mostra a Palermo, Allora, sì, la mostra si il tuo trova. paese, se non mi sbaglio. Sì, la mia città. E, allora, praticamente la mostra si trova in via Guardione numero 59. È un locale, si chiama IM, praticamente in centro, praticamente è vicinissimo al centro. E quindi io ho il mio cuore è lì perché non avendo gli originali lì, cioè qui con me io praticamente dormo con un occhio chiuso e l'altro aperto. Perché... Sì, ti giuro, sto male, ma lo possono capire solo le persone che sono molto legate alle proprie cose, perché insomma è come avere, non lo so, parte di te da un'altra situazione, quindi insomma. Quindi c'è questa mostra, giorno 8, quindi dopodomani farò disegno dal vero, c'è una modella, ho scelto una modella ad hoc, in stile comunque sarà tutto fatto. Insomma, stile mio, e farò disegno dal vero lì, quindi ci saranno più di un paio d'ore dedicate al disegno dal vero e poi si sta lì, insomma, si chiacchiera. È un locale comunque, quindi si sta abbastanza comodi, si può bere, si può chiacchierare e tutto. E quindi giorno 8 farò questo disegno dal vero, cosa a cui tengo moltissimo perché, essendo una persona che disegna a mano, troppe persone vedo ancora oggi che disegnano solo in digitale, quindi insomma trasmettere un pochettino quelle che sono le vecchie maniere, le vecchie tradizioni, può essere anche bello e stimolante, insomma, perché avere proprio la figura, quindi la modella, dal vero e prendere le proporzioni dal reale, non è la stessa cosa di prendere dalle foto e non è la stessa cosa di prendere da uno schermo. Quindi è un bel esercizio sicuramente, quindi mi piace poter trasmettere queste cose, questo tipo di cose qua. Quindi disegno dal vero con una modella, bellissimo, lo farà in live in presenza, quindi a Palermo, nel locale che Sì. abbiamo poco fa citato. Se siete da quelle parti, andateci, è bellissima anche solo l'idea di disegnare dal vero, come hai detto tu, alla vecchia maniera, per così dire. Sì, era tanto che volevo organizzare questa cosa e finalmente sono riuscita. Mi tremano un po' le mani, devo dire la verità. Cioè, io sono una che non si abitua mai alle cose e quindi sono emozionata parecchio, non vedo l'ora di essere lì e comunque e poi quando comincio a disegnare poi ti scordi di chi hai attorno e tutto quanto. E insomma, niente, spero che sia una bella esperienza da fare e da condividere, ecco. In effetti hai avuto una bella idea perché non è che si fa spessissimo. A volte ho visto degli autori durante le fiere disegnare dal vero qualche cosa, però durante le presentazioni non è una cosa che è molto comune. Poi con una modella, insomma. Io la sponsorizzo sempre questa cosa. Mi è capitato anche in delle fiere di cominciare a dire: ma essendo voi disegnatori, ok, che ti fai lo sketch, che fai la commission, eccetera, però andare invece ad ampliare un pochettino la cosa e prendere anche una modella, quindi o un modello, quello che sia, o più modelli. E andare a far vedere come effettivamente si lavora, per chi lavora a mano, per chi ha fatto studi accademici o in quello stile là, che io non ho fatto l'accademia, ad esempio, però ho disegnato davvero sia al liceo che tantissimo con i miei amici stessi, con il mio fidanzatino, con mio fratello, le cose, gli dicevo mettiti in posa, devo fare questa cosa qua.
Quindi è importante, secondo me, è una cosa che, ripeto, sponsorizzo sempre in qualche maniera e finalmente la posso fare a modo mio, in questo locale dove comunque c'è anche una, diciamo dove ci sono messi i miei originali, c'è tutta una parte molto profana, quindi con le mie tavole si sposa benissimo, le luci sono molto soft, lei sarà stupenda, quindi insomma, io non vedo l'ora, tanto Ma io verrei a Palermo solo le per questo, guarda, solo per vederla, oltre che per gli arancini, tra l'altro. arancini, 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 scusa, dimentico a sempre la Palermo. declinazione esatta. A Allora, a Palermo e Palermo e arancini. Fenno. Stanno arrivando i primi saluti di Ciao. Ivan il Battezzato, Ciao. salutiamo. Buonasera. Fabio Forebello, anche lui un Ciao. bravissimo disegnatore. Invece Ciao. Andrea Matta ci dice vecchissima maniera, penso si riferisca al tuo modo di disegnare, abbiamo detto vecchia maniera, per i disegni di alcuni autori bisogna aprire un mutuo. Non lo so, forse si riferisca, forse che alcuni lavori a mano chiaramente hanno il costo che hanno. Sono Guarda, io sono artigiani. vecchia dentro, cioè che ti devo dire, quindi Sera, certe cose benvenuto. poi. Questo è lo scarabocchiatore che ti saluta. Che dicevi, Ciao scusami se ti ho caro. interrotto? No, figurati, dico io sono proprio vecchia dentro, quindi non ci posso fare niente, non mi si possono togliere cose che mi appartengono, quindi lo so, effettivamente magari hanno dei costi diversi, però cioè, se devo pensare a questo, guarda, cioè, no, io preferisco seguire quello che mi fa stare bene, quindi. E poi magari si possono fare le stampe. Perché Certo, no, le sì, si possono stampa è un sempre altro fare le costo. stampe, però voglio dire, il valore di un originale, però chiaramente questo poi dipende anche dai gusti, insomma, dal Certo, piacere. sì. L'altra volta pure abbiamo parlato e tu effettivamente lavori tutto a mano, lavori diciamo in maniera analogica, ma non hai mai pensato di cedere alle lusinghe del digitale, magari per velocizzarti o altro, cosa che fanno spessissimo tantissimi autori, eh? No, 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 anche qua sono abbastanza radicale, dico non mi avrà mai il digitale. Guarda, è proprio una questione di tatto. Disegnare in digitale, tu hai una penna sola, la penna digitale che ti fa da pennello, da matita, da inchiostro. Può fare il pennello sporco, eccetera. Io ho bisogno di cambiare i pennelli, ho bisogno di avere il mio pennello, ce l'ho da più di 10 anni accanto a me e ho il pennello che cambio continuamente quando la punta non è più come la voglio io, le mie matite che diventano piccole, i miei colori che diventano, guarda quanto diventano Quindi la piccoli. sensazione di manualità, anche tattile, nell'uso degli strumenti, praticamente. Sì, Giusto? assolutamente, assolutamente. Allora, questo quoto, questa affermazione, essere una forza della natura, ne conveniamo tutti. Allora, il maestro William Bondi, che sicuramente conoscerai, ciao maestro. Ciao carissimo, grande William. Allora, volevo chiederti, dove trovi poi il tempo per lavorare e poi partecipare a tutti gli eventi che sto vedendo, ai quali partecipi, a tutte le convention? Ah, basta avere le sosia. Io ho Ah, le sì. sosia, Vabbè, è facile, io che le mi chiedevo quale tecnica. indovini. No, perché cioè, non lo so manco io come faccio. Perché Tipo Naruto, la moltiplicazione del non corpo. E poi rientrano tutte dentro di me la notte, ritornano tutte. E invece no, sono sempre io e ti devo dire, a volte è un po' stancante e devi capire quando vale la pena e quando no, perché sono eventi che comunque richiedono impegno, attenzione, la voce, appunto in questi giorni ad esempio sono stata senza voce, perché stare lì a parlare con le persone, poi le energie delle persone che ti arrivano, sono molto emotiva, quindi poi la mia batteria sociale, diciamo, si scarica facilmente, quindi di base faccio che vivo solo per questo e di questo, quindi non ho l'uscita, cioè è raro che vado a fare qualcosa che non sia uscire direttamente, ma l'altro giorno ho partecipato a un concerto, diciamo, dove io avevo, diciamo, in mostra i miei lavori, ho approfittato per ascoltare, a me piace molto il metal, quindi c'erano questi gruppi metal a Palermo, alla Mind, quindi mi sono potuto ascoltare un po' di musica e nel frattempo lavorare. Quindi unire le cose il più possibile. Cioè, hai disegnato durante un Perché concerto? sì. Vabbè, Era una stupenda questa cosa. commission, immagino, per la... Era Come? qualcosa richiesto, era qualcosa richiesto, era qualcosa che stavi facendo per lavoro, quindi te l'avevano richiesto questo disegno. Ah, ok. Sì. E quindi, insomma, cioè, o fai così o comunque se sei più interessato a voler uscire a rilassarti, che ne so, boh, in qualsiasi altra maniera, non riesci poi a far combaciare,
siccome la mia priorità è disegnare tutto quello che c'è attorno, perché io mi sento utile così alla mia vita, sento di stare, cioè di dare qualcosa di buono, di fare qualcosa di buono quando disegno o quando parlo di disegno, quando organizzo qualcosa relativo a questo e quindi così mi muovo. Poi, insomma, relax poco, però poi si trova il tempo. Vabbè, quindi grande professionalità, direi, come... Sì. E poi la moltiplicazione del corpo che non guasta mai, tecnica ninja di Naruto. Allora, stanno arrivando altri commenti che ti passo. Mai dire mai, brava e simpatica, penso mai si riferisca al fatto di non usare mai il digitale, che hai detto prima, quindi... Poi il nostro De Leo Ciao. arriva ai saluti. Ciao Marco, cioè, ciao Danilo Angeletti, parlo di mai, una nostra amica che ci saluta. Davide Pedone, essere non ha ancora il successo che merita perché anni luce avanti a certe culture. Non lo so, secondo me ha successo essere, però non so, si può avere sicuramente di più, ancora di più, però non Guarda, il conosce. discorso è anche che voi sapete ancora poco, ancora sapete poco, non sapete tutto, quindi piano piano vi dirò le cose e Piano comincerete piano a vedremo dire. e Sì. scoprire. Ludovico Florio, buonasera a tutti. Ok, è arrivata Vai. una domanda un po' più corposa. Allora, visto il tema della diretta, che era l'erotismo, abbiamo detto l'erotismo a fumetti, perché sappiamo che la nostra essere, insomma, verte su questo genere. Vorrei chiedere una cosa. Si dice sempre che nel campo dell'umorismo, okay, le prime 10 battute o trovate divertenti vengono a tutti, ma poi è difficile trovarne sempre di nuovo. Nell'erotismo può essere anche così? È sempre facile essere, diciamo così, intriganti al punto giusto? Bella domanda, interessante. Bravo Alessandro. Sicuramente se vai a mirare solo ed esclusivamente a quello, prima o poi la monotonia arriva, cioè ovvio, cioè nel senso, perdonatemi un attimo la franchezza, però metti una posizione, mettine un'altra, prendi questa inquadratura, prendi altra, poi comunque diventa ridondante. Quindi il discorso qual è? Se l'erotismo comunque continua a essere qualcosa che evoca, allora ci deve essere tutta una costruzione attorno di cose, quindi magari fare anche in modo che tu arrivi a capire anche qual è la personalità di questi soggetti, di questi personaggi, cosa che voglio fare appunto, così vado a parlare anche di questo fumetto che sta uscendo Sì, infatti, finalmente. la nostra Esther avrà un fumetto tutto suo, scritto, disegnato, letterato, pure il codice a barre ha messo lei. Allora, no, il lettering no, non lo faccio io perché è fatto digitale, quindi no, non Ah, lo faccio io. ok. Se no sarebbe stata una concessione al digitale. Vabbè. No. No, quindi è scritto, è disegnato, inchiostrato da me, assolutamente. Primo in Finalmente, devo assoluto, dire. primo in assoluto. Sì, perché Molto lungo. comunque quando vado a lavorare sulle illustrazioni, ci sono delle illustrazioni che sono dirette, mi viene da dire in questo termine, da me anche. Cioè il committente magari mi dice, guarda, sei libera, fai tu. E quindi dirigo io, tra virgolette, tutta quella che è la scena, i personaggi, attori, recitazioni, tutto quanto è la scena proprio in sé. Però fare un fumetto invece è tutt'altra roba, perché chiaramente appunto come diceva, come si chiedeva qua Alessandro, non mi ricordo come si chiama Alessandro De comunque, Leo, Alessandro De Leo. ok, bene, come si chiedeva lui, come fai a mantenere? Ora, io in questo Come fumetto fai a che sto per trovare sempre nuove, uscire, nuove cose, diciamo alla fine, a non ripeterti? ecco, funziona che prima o poi ti annoi, allora se non crei, diciamo, interesse da parte del lettore verso questo personaggio, ripeto, potrei mettere tutte le posizioni avvincenti che vuoi, però poi Puoi fare tutto il Kama Sutra, poi finisce a un certo di base comunque la sessualità, il sesso, l'erotismo, anzi non mi fermo qua, sessualità e sesso ti annoia, ma creare una scena invece erotica significa anche contestualizzare, quindi capire chi è questa persona. Perché è spinta a fare un certo tipo di cosa, con chi le va a fare, perché cerca proprio quel tipo di situazione, eccetera. Quindi l'intrigo viene da cosa? Da dei fatti che tu puoi trovare nella vita reale. Quindi l'erotismo è una cosa che evoca, ok, va bene, quindi tu vedi la scena, magari la donna, l'uomo, quello che siano, tutti due insieme, da soli, quello che può essere, però poi ci deve essere qualcosa che tu trovi nella tua vita, con cui tu ti puoi immedesimare. Quindi con cosa? Con fatti normali, con qualcosa in cui tu ti puoi rivedere. E allora là entra in gioco il carattere e poi puoi mettere anche poco così di erotismo e ti sembra che sia molto di più. Quindi secondo me bisogna essere
vicini alla vita vera, fare in modo che ci sia qualcosa, insomma, che renda dinamico, e poi ti serve meno l'erotismo in realtà, perché ti ha portato tutto un ragionamento psicologico, insomma. Quindi in questa storia che sto realizzando, Per cui comincerò uscirà un adesso. fumetto, però purtroppo per noi, ahimè, ancora non in italiano. No, 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 però comunque io vi invito tutti a comunque dare un'occhiata per quanto possa essere comunque la cosa. Io spero, ripeto, di potervi dare buone notizie di dire, ah, guarda, adesso arriverà anche in italiano. Però al momento, per come io sto cercando di muovermi e per quanto riguarda questa pubblicazione, al momento siamo in tedesco, quindi ho delle copie mie. Con me in tedesco, dove c'è pure un'intervista che mi hanno fatto, quindi è una rivista, okay, dove poi all'interno, alla vecchia maniera anche questo, no? Quando praticamente c'erano queste riviste dove tu andavi a leggere, c'era prima quest'autore, poi quell'altro autore, e poi ci sono io. Così. E c'è anche all'interno un'intervista e delle cose. È trimestrale, quindi ogni 3 mesi uscirà, continuerà questa storia, e appunto sto cercando di fare in modo che chi legge si immedesimi in questo personaggio. Le scene erotiche ci saranno, ovviamente, perché mi piace tantissimo le forme, evocare, eccetera. Però ci sarà anche tanta, tanta violenza, ci saranno anche tante scene crude, ci saranno tante scene tristi. Quindi, insomma, sarà tutto un mix di cose che tengo qua nel cuore da un sacco di tempo e non vedo l'ora di poterle mostrare. L'aspettiamo con ansia. Quale sarà il Secondo titolo? Il titolo quale sarà? Qual è? me, allora, il titolo per adesso è Non te lo dico, Ah, ok. Va bene, almeno rimarrà quando così esce, direttamente. quando uscirà, Giorno ce lo 11, dici? Lo presentiamo sì, quando uscirà. Ok. giorno 11, sì, ancora non ho messo solo forse una vignetta. Ho visto un post che ho letto di Stramacchi, cioè perché era quasi zitto zitto l'hai messo, quindi. Che mi hanno tolto subito da Facebook perché c'hanno la. E poi me l'hanno rimesso perché, vabbè, non so se hai idea di come funzioni, però Sì, io sono vabbè, sì, tremendamente vabbè. censurata. Sì, va bene. E quindi me l'hanno tolto subito, quindi posso mettere poco, eccetera, però dal giorno 11, anche perché per adesso la mostra, quindi non voglio accavallare troppe Sì. Adesso informazioni sta questa insieme. mostra bellissima a Palermo dove disegnerai anche dal vivo l'otto, vedi che lo ricordo. Bellissima iniziativa da non perdere per chi può. Io volevo lanciarti una provocazione, stanno arrivando diverse domande, però io sto qua, quindi approfitto per farti una Vai, domanda. vai, vai. Ok, vai. Volevo lanciarti una provocazione. Spesso si dice che l'erotismo è un modo per vendere facile, perché le donne nude, le scene nude si vendono più facilmente. Per te, come mai se invece ti sei rivolta, per questo motivo ti sei rivolta all'erotismo disegnato oppure per che cosa? Questa è la domanda sempre quella più pungente. Bravo. Però guarda, non mi interessa tanto, perché in realtà il prezzo da pagare. Perché tu dici, vabbè, perché piace sicuramente di più, però il prezzo che pago io a espormi così, a mettermi da donna, a disegnare delle donne in una certa maniera, cioè, e pensiamo a questo più che altro, allora non lo farei se veramente non lo sentissi come un bisogno proprio di liberazione. Quindi che piaccia, che non piaccia, che attrae di più o meno. Questo per me è irrilevante perché mi fa talmente tanto cambiare la vita, la percezione, mi dà talmente tanta forza questa cosa che vende, non vende, chi se ne frega, che cosa ci posso fare io? Cioè, perché in realtà veramente io mi metto moltissimo in gioco, perché dici guarda, forse fai erotico e va bene e basta. È ovvio che io ci metto del mio e quindi io mi espongo. E questo è il prezzo da pagare. Il fatto che non puoi mentire davanti a queste cose. Quindi anche avere gli altri che ti guardano in una maniera, avere la persona che ti capisce, avere il curioso, la curiosa, avere la persona che invece si allontana perché giudica. E, cioè è un quadro molto complesso. Quindi può essere facile dire, ah, vabbè, fai così perché così piace. Beh, ma non vedi tutta l'altra parte di quanto sia difficile esporsi. Di quanto sia difficile continuare nonostante appunto i pregiudizi, i giudizi, le persone che insomma pensano chissà che cosa, si fanno film su di me, eccetera. E quindi
se penso a tutto questo dico no, guarda, cioè, mi sacrifico volentieri perché è una cosa che mi piace veramente. Quindi il piacere innanzitutto. Comunque stanno tantissime bravissime disegnatrici donne di erotismo, e non è che una. Mi viene in mente Giovanna Casotto, per esempio, tanto per dirne una che è stata pure pubblicata dallo Scarabocchiatore. Quindi A ci sta, voglia, quindi ci sta. sì. Comunque stanno arrivando pure un saluto internazionale, ho avuto che ti mando. Hello from America. Ciao. Ciao, da Emilio. Ciao, Emilio. Emilio Pane. E poi Davide pa Pedone, chi è stata la quindi interessante? Chi è stata la tua musa ispiratrice? Se mai ce n'è stata una? Sì. È una domanda interessante. Quali sono i tuoi esempi? Se ne hai. Guarda, continuo a coltivare, diciamo, questo aspetto perché comunque sto maturando molto ultimamente. Prima prendevo molto spunto da me perché appunto essendo una cosa molto introspettiva come visione, era più che altro un ok, ho studiato, ho visto come funziona la storia dell'arte, tutto un certo tipo di cose, eccetera, e ora voglio, ho studiato la scuola del fumetto, ora voglio capire io come mi posso esprimere veramente, quindi era più una cosa che partiva da me. Poi, vabbè, ho letto sicuramente alcuni romanzi, da una psicoanalista, ad esempio, dell'Ugo Salomè, che tratta la materia erotica, un libro super interessante che ti apre la mente, oppure da Artemisia Gentileschi, che è stata una donna che comunque ultimamente ho avuto la fortuna di ricevere una commissione che parlasse di lei. E per me è stato bello perché lei, per me, ad esempio, è uno di quei talenti, di quelle artiste che mi formano in qualche maniera, ecco. Eccolo qua. Sì. Io vorrei anche spiegare un attimo questa situazione per me quanto valga veramente, perché mi è stata chiesta un sacco di tempo fa, io ero talmente Allora, questo tanto per preoccupata. spiegare ai profani, questo è un quadro di Artemisia Gentileschi, giusto? Sì, è un'illustrazione in A3, tutto inchiostro. Ero talmente tanto, sai quando ci tieni troppo a qualcosa che non riesci a farla perché dici no, ci tengo talmente tanto che la voglio fare bene? E quindi mi sono preso un po' di tempo per farla. E Artemisia è stata una artista, figlia di Orazio Gentileschi, fu violentata da Agostino Tassi, collega e amico del padre. Lei denuncia, ma non trova mai giustizia. Ora, cosa succede quindi? Che nella commissione quello che mi viene chiesto è di disegnare uno dei quadri che lei rappresentava sempre, che sarebbe Giuditta Oleferne, cioè Giuditta che decapita Oleferne. Ora, io, avendo questa mia visione, volendola omaggiare, rispettandola e appunto prendendola come musa, dico allora io non voglio disegnare lei, cioè non voglio dipingere Giuditta e Oleferne, perché lei in realtà si nascondeva dietro Giuditta per vendicarsi di Agostino Tassi, decapitando Oleferne, ok? Quindi era tutta una maschera. Spero di essere chiaro più o meno in questa spiegazione. E quindi scelgo invece di andare a rappresentare lei nel suo studio, perché se guardiamo bene l'illustrazione, siamo in uno studio di un artista, ci sono dei treppiedi, quindi dei cavalletti, dei dipinti che sono uno, quello a destra, che è praticamente il suo autoritratto, l'altro invece, quello al centro, è Susanna Ivecchioni, che pure è una bella storia, insomma, abbastanza particolare. Quindi in realtà lei qui si riesce a vendicare, quindi è un mio modo per darle giustizia. E infatti c'è la Fantesca, questa donna inginocchiata, che nel vassoio, nella classica iconografia, la Fantesca porge il vassoio perché Giuditta deve metterci la testa. Invece c'è praticamente Artemisia prima è virato. Ah, non avevo notato effettivamente. Eh sì, quindi c'è il pene di lui sul vassoio. Cosa fai per togliere il massimo potere a un uomo? Questo. Quindi è il modo per vendicarsi, diciamo. Ho voluto vendicare un pochettino Artemisia, essendo una mia grandissima, un esempio, insomma, per quanto riguarda il mio percorso e tante mie cose. E quindi ho voluto dare giustizia, ecco, a lei. Quindi come musa è sicuramente una delle fondamentali. Allora, questo qua hai detto una 3 su commissione, quindi è già andato via.
Sì, al momento si trova comunque in mostra a IM, da IM a Palermo, è comunque in mostra lì. Allora, in totale in mostra ci sono una cosa come 30 originali. Sì, poi in più tutti i miei vari gadget, pure le stampe, eccetera, però comunque come originali ce n'è un bel po', alcuni non pubblicati sui social perché, come ti dicevo prima, purtroppo mi censurano continuamente. Quindi questo qua è visibile lì alla mostra. Tra l'altro questo non è stato censurato, forse non l'hanno capito. O l'ho trovato tranquillamente, l'ho visto tranquillamente sui social, quindi Sì, guarda, non questo qua no, perché ci sono delle piccole leggi che hanno. loro non sono cose che non riescono ad identificare. Ecco, non Vabbè, parliamo troppo meglio perché. così, non gli diamo la pulce nell'orecchio. Andata meglio così. Esatto. Quindi questo qua è esposto, ma tu comunque sei disponibile, mi dicevi, anche a fare commissioni. Chiunque ti può contattare sui social, chiaramente, garbatamente può chiederti una commissione. Garbatamente, questo è Garbatamente, ti è piaciuto, la importante. premessa, ho premesso. No, guarda, devo dire che comunque non mi è quasi mai capitato di avere persone scortesi a chiedermi, anche perché io riesco a riconoscere subito quando c'è, insomma, un po' Dalla foto profilo te l'accorgi. l'idea. Ma guarda anche come mi scrivono, perché Ah, comunque una ok. persona che è veramente interessata al mio disegno mi scrive, che ne so, ti faccio l'esempio, no? Ciao, o salve, buonasera, quello che sia. Boh, mettiamo, apprezzo i tuoi lavori, sarei interessato ad avere una commissione, eventualmente come possiamo sentirci, Ah, sì. possiamo sentirci via mail, eccetera. Non mi scrivi ciao e poi ti aspetti che ti rispondo, perché mi scrivono ciao un sacco di persone, non è che posso Ok, rispondere. E poi, vabbè, ah, mi fai bisogna un fare una disegno. presentazione Sì, contestualizzata. ma Chiaro. certo, mi sembra Comunque, questo giusto. per me è uno dei più belli che hai fatto a gusto mio. Chiaramente, senza voler, gli altri pure sono molto belli, ma questo mi ha colpito tantissimo. O perché ricordo l'originale pure, però, veramente brava. Complimenti, questo qua. Molti Grazie, dettagli, proprio tra l'altro. Mi hai detto che ci hai messo proprio il sangue, si può dire, tanto. per fare. Sì, effettivamente c'è proprio il sangue, sì. Sì, ci tenevo tantissimo, quindi Io ho visto ho anche messo tanti tutto. dettagli, tante cose che pensavo chissà quale è la grandezza. Invece mi hai detto che, come hai detto anche prima, che è una 3, quindi non è enorme come prodotto. No, è una 3, questo non ferma di certo la mia voglia di mettere dettagli, perché comunque ho questa tendenza all'horror vacui, cioè ad avere quasi paura degli spazi vuoti, no? E quindi riempio sempre costantemente. Poi con tutto quello che volevo dire in questa illustrazione, ogni angolo l'ho sfruttato per poter dire qualcosa, ecco. A malincuore tolgo la condivisione, comunque è bellissimo, sui suoi profili social la potete rivedere, oppure se avete la fortuna di essere da Palermo, da quelle parti, potete andare a vedere dal vero, dal vivo, questo bellissimo Sì. originale. Vi ricordo che l'8 lei disegnerà dal vero con una modella, quindi se... A che ora, scusami, me lo ricordi? Lo Cominciamo ricordi? alle 20. Io Alle comincerò 20. subito a disegnare perché comunque capirai che è stancante con le luci, eccetera, quindi la modella pure deve essere abbastanza in forma, quindi comincerò subito. Dalle 20 si comincia e poi insomma finché si può si va avanti. Scusa, curiosità, riuscirei a terminare lo stesso al momento? Come funziona in questi casi? Sarà concluso Non oppure... ne ho idea, Ah, dopo pensavo ci ci provo fosse una... anch'io. Ok. No, stavo riflettendo su alcune cose, se fare una figura intera oppure se fare una sorta tipo di piano americano e quindi riuscire magari così a finirlo, però non so se effettivamente finire qualcosa significa che è fatto bene o magari lasciare anche un incompiuto può essere anche un'idea di quanto effettivamente ci vuole tempo per fare queste cose, quindi Beh, non ancora da lo definire il tutto, sono arrivati altri commenti che ti giro. Ciao a tutti, volevo chiedere a essere quando e come ha capito di volersi indirizzare verso questo percorso specifico. Questo è Alessandro Cavasini che ce lo chiede. E se ha trovato ostacoli, immagini di sì, considerando il nostro tempo, ahimè. Penso che ostacoli si riferisca il tempo, forse all'opinione dei terzi, immagino, oppure del mercato. Non so se hai avuto qualche difficoltà particolare. Guarda, in realtà, se devo essere sincera, è forse il tempo migliore per poter fare quello che faccio, perché se avessi fatto, appunto, se parliamo di Artemisia Gentileschi, Sì. Sì, violentata e comunque una delle prime donne che cerca di fare una carriera artistica, eccetera, forse era molto più difficile prima, o anche io stessa che comunque disegno molte suore, eccetera, sarei stata già crocifissa o messa a rogo, possibilmente, quindi in realtà
Penso che sia forse uno dei tempi migliori per fare quello che faccio. Mi sento di rappresentare, cioè, mi sento abbastanza nel mio tempo, ecco. E, di base, comunque, le persone non smetteranno mai di rompere le scatole, ma una cosa di cui sono certa è che la peggior nemica sarò sempre io, di me stessa, quindi non voglio farmi fermare eventualmente dagli altri. È importante assolutamente ascoltare tutti i pareri, però di base penso che solo io mi potrò veramente giudicare. Quando lo farò sarà magari per insicurezze, per qualcosa, diciamo, che magari non viene veramente da me, ecco. Quindi se mi arrivano giudizi, pregiudizi offese, quello che vuoi tu, insomma, non mi interessa e non mi fermeranno. Tutto è cominciato appunto perché mi volevo liberare, quindi pensa un po' se adesso guardo qualcuno che guarda i miei disegni e mi giudica, che cosa vuoi che me ne importi? Quello che ho fatto io, il mio percorso, lo conosco io e quello che mi ha dato è una cosa talmente grande che non posso rinunciare per far contenti gli altri, perché siamo troppo abituati a essere decorosi, a voler rimanere nella nostra e non prendere troppo spazio perché altrimenti gli altri poi cosa pensano, eccetera. Quindi nasce proprio da una voglia veramente di riprendere in mano me stessa, il mio corpo, la mia mente, avere una mia posizione, avere proprio dire io chi sono, voglio scoprirmi io e lo posso sapere solo quando sto in studio a lavorare, perché gli altri daranno sempre mille versioni e di questo non mi deve interessare, non voglio mai che mi fermi, ecco. Bellissime parole, però voglio dire che hai tantissimi estimatori, compreso me, ma compreso tutti quelli che ci stanno seguendo, che ti seguono con passione, senza, insomma, per come vali come artista, che vali tanto e Grazie. come persona, per le parole che dici. Comunque, abbiamo anche un'offerta come modella, se la vuoi fare. Una di queste volte, mi do su Willam Bondi, una di queste volte come modella per un'illustrazione molto erotica. Willam, lasciamo stare, poi ne parlerai con lei in privato. Allora, come ti dicevo, hai tanti esprimatori, Franco Dotti, anche lui un disegnatore, ciao, bravissima, lei è un nipotino e ora non posso guardare. Vabbè, poi la puoi recuperare, queste live, come tutte quante, stanno sul nostro canale YouTube, per sempre rimarranno là. Per E poi questa è per sempre. sempre, quindi a te, a perenne memoria. Questa è una cosa curiosa che apprendo, piccolo museo del giocattolo, grandissima artista e donna, ti aspettiamo al piccolo museo del giocattolo. Quindi hai fatto anche i Esattamente, libri per sì. bambini? No, però sembra, perché il titolo. No, ciao Paolo, ciao. Allora, sì, diciamo questa cosa è Oddio, ho dimenticato le date, però comunque sarà Comunque, a salutiamo il piccolo gennaio. museo del giocattolo che non conoscevo, ammetto l'ignoranza. Sì, a Firenze, zona A Firenze. Firenze, andrò praticamente a un home restaurant, andrò lì a fare un evento e a quanto pare sarò la prima donna a far parte di questo percorso. Sono passati tantissimi fumettisti, sceneggiatori già da questo luogo e adesso arrivo io e dico wow, bello, mi piace mettere, sai, la bandierina Sì, insomma, la della prima. conquista. E quindi ci vedremo al piccolo museo del giocattolo che sta a Firenze, quindi A un'altra gennaio, trasferta questo è da gennaio. gennaio. Allora, non nuovo, un'altra trasferta per la nostra essere, che come ho detto non si ferma mai. Un commento precedente era che è una forza della natura che ho quotato come commento. Parlando sempre di stimatori, guarda qua, Peppe Romeo, anche tu un bravissimo disegnatore, bravissima. Non te l'hanno mai detto i bigotti il loro mantra, perché non lo fai con i musulmani? Non ho capito che vuol dire Sì, no, questo. me l'hanno Ah. detto e non capisco il motivo per cui dovrei farlo con una cosa del genere, cioè. Io, guarda, ho un legame con la Chiesa comunque, non Ah, per riferimento sono al fatto credermi. che disegni Sì, suore. sì, sì. Questo, okay. Quindi Non non capivo. capisco perché dovrei andare a trattare un argomento di cui non so parlare. Se un giorno mi verrà, diciamo, l'idea di andare a studiare tutto quello che c'è, andare a vedere poi effettivamente, allora magari potrò farlo, però non capisco perché se ne escono con questa cosa, cioè io penso che abbiano sempre motivo di discussioni inutili perché devono dare aria alla bocca, ma non, Grazie. ripeto, non sapendo niente del mio percorso, di quello che io ho fatto e perché disegno le suore, e che simbolo è per me la suora, cioè, non lo so, guarda, anche qui lascio andare e vado avanti con il mio percorso. Disse uno una volta, non ti curare di loro, ma guarda e Ma passa. guarda e passa, sì.
Allora, volevo parlare di un'altra cosa. Il tempo sta volando in tua compagnia, come sempre. Mi piaceva parlare di questa cosa qua. Facciamo vedere? Ah, vabbè, questo. Questa è una pagina, ditele voi che cos'è. Questa è una cosa che sta facendo la nostra essere, che se non mi sbaglio, i semi nacquero proprio nella precedente live, di un Sì. artbook con la nostra associazione, lo Scarabocchiatore. La nostra essere, alla fine l'abbiamo convinta e ci farà, faremo con l'associazione questo artbook. E questa è una pagina. Bravissima la nostra grafica che lo sta impaginando, Monica Petronzi, fa parte dello staff. Sì, Come ciao sarà Monica. fatto quest'artbook? Allora, io ammetto di avere un attimo la voce che mi trema perché lo sto rivedendo qua adesso e ho visto ieri la preview e non ho parole, perché è tutta una grande raccolta, diciamo, del mio percorso e tutto. Ah, scusate. Ragazzi, per togliere il fato a essere cardella, avete capito che cosa stiamo per produrre qua? Esatto, sì, caldo, caldo, perché insomma è importante perché insomma, rappresenterà praticamente tutto il mio percorso e quello che ho fatto e c'è tanta vita, tanti cambiamenti, tante scelte che poi sono tutti rappresentati da dei disegni, ecco. Sarà un artbook dove avrò anche la possibilità di scrivere, appunto qua c'è tutta una parte scritta, che adesso è soltanto una prova questa qua, però Sì, è spero di chiaro. riuscire ad aprirmi, a dire, perché sai, il mio linguaggio è quello del disegno, e quando devo scrivere, Ma per quando ne spezzare un po' la parlerò. tensione, dice Mirko lo Scarabocchia, non fatemela commuovere, brava Esther. Ragazzi, No, secondo no, no, me no. possiamo dire che abbiamo rotto il fiato a Esther Cardella qua in live. Mi ci vuole. Sì, quindi. Quindi sarà il tuo percorso, un percorso artistico. Sarà la sintesi di un tuo percorso artistico, questo artbook. Sì, è una raccolta di anni, praticamente, di questi anni miei E sarà molto edito dallo intensi. Scarabocchiatore Edizioni. Sì, io Sì, penso l'abbiamo detto, non ti preoccupare, l'abbiamo che... detto. Non ti Sarà tutto preoccupare. nostro dello Scarabocchiatore Edizioni con la nostra Esther Cardella, che farà un antologico, voglio dirvi. Sarà tutto da vedere, da sfogliare. Quando lo vedrò cartaceo, io penso che riuscirò a piangere. Parecchio, ecco. Posso chiederti, sai già quante illustrazioni conterrà? Avete già fatto chiuso, Ma diciamo, se il non file? sbaglio, le ultime che avevo contato erano più di 80, Più di quindi. 80, quindi sarà un bell'artbook corposo. Sì. Sai anche come sarà fatto? Cartonato, spillato, insomma, avete già deciso? Queste cose sono ancora in via di definizione. Dove sei? Dacci una risposta, Mirko, Non rispondi so tu. se le avete definite, quindi magari sono ancora in via di Non mi definizione. ricordo, ti posso dire la verità, non mi ricordo. Comunque l'impaginato bellissimo, io ho visto qualche immagine, devo dire la verità, molto bello e ti rende giustizia, sono proprio contento Ieri ho per te. avuto veramente un colpo al cuore, ho detto brava Monica, perché ripeto, essendo, non so quante volte lo dirò nella mia vita, ma essendo molto gelosa dei miei disegni, quando qualcuno mette mano, anche se in digitale, ok, perché comunque questo è digitale, non è Sì, è effettivamente chiaro, sono spezzando i file, miei sì, disegni, chiaro. però vedere con che cura li ha messi, posizionati, come ha ideato tutto, e per me è stato commovente, quindi bellissimo, quindi non vedo l'ora di vederlo, ecco, che se Uno ne sta spoiler, ci dentro. sarà Giuditta Euloferne? E questo l'ho finito adesso, Ah, le ok, quindi non ultime, l'abbiamo le fatto in tempo, peccato. ultime. No, no, ma penso che sì, possiamo aggiungere Perché ancora, sì, è uno assolutamente. dei miei preferiti, però chiaramente a te la scelta di. Vedo che c'è una suorina qua su questa Si parlava impaginata. proprio di suore, quindi, E guarda quindi un mi po'. verrebbe da dire: ma perché non un musulmano a questo Guarda, punto? poi ultimamente con quello che è successo, questa ragazza, diciamo, ci sono state tante illustrazioni, ci sono tanti artisti che si dedicano, eccetera. Io penso che ognuno abbia, insomma, che senta dentro di sé, di cosa parlare, eccetera. Non credo che forzandomi a disegnare, una musulmana, un musulmano, cioè perché dovrei andare a fare queste cose? No, non la sento adesso nelle mie corde. Penso che ci sia un artista, ecco, per ogni
prendi il linguaggio, ecco, quindi perché altrimenti poi non è più vero, quindi magari un No, perché giorno poi tu riuscirò. dovresti costruire, poi non ha senso, tu fai quello che ovviamente ti senti. Ma questa è una domanda interessante perché tu sei molto presente in varie parti, abbiamo detto pure il piccolo museo del giocattolo a Firenze, la domanda sarai a Bologna? E quando, eventualmente? Ah, no, non sono mai stata a Bologna, perdonatemi, Mai mi stata a vergogno Bologna, cioè, molto. tutte le parti di... Sì. Mi vergogno tantissimo perché c'è una città stupenda, però Anche non ci molto sono mai giovane. stata. Un sacco di amici di Bologna, però. Ciao amici di Bologna, però no. Vabbè, Bologna, vi salutiamo, speriamo che presto vi verrà a trovare per qualche evento, per qualche mostra a Eh sì. Bologna. Vabbè, sì, si riferisce, si riprende Peppe Mono e dice, si riferisce a che a volte le tue immagini possono rasentare la blasfemia, quando ci sono suorine, crocifissi e compagnia. Sì, guarda, comunque tendo sempre a essere molto attenta a questa cosa. Mi piace il sacro e profano, mi piace tutto ciò che può essere sacrilego, però faccio molta attenzione a non mettere mai il crocifisso al contrario, non mi interessa fare questo tipo di cose, e quindi cioè, proprio mi piace la sacralità e renderla profana in questo senso. Quindi, insomma, c'è tutto un mio modo di vedere rispetto a questa tematica. Ah, il Da questo nostro William esempio. Bondi, che è di Bologna, ti dice: aspettiamo l'ANAFI di Bologna, la mostra che c'è a Bologna. Quindi hai questa dritta. Baci, dici, guarda, Vabbè, cioè, che bella qua, eccetera, e vediamo che si può fare. sei anche docente alla scuola di fumetto di Palermo, dopo che sei stata chiaramente studente prima. Abbiamo tanti, anche l'altra volta te lo chiesi, abbiamo tanti aspiranti autori tra le nostre fila. Hai qualche consiglio o suggerimento da dare a chi vuole essere la nuova Esther Cardella e vuole soffiarti il lavoro? Beh, guarda, io ne parlavo l'altro giorno con una mia allieva che, diciamo, l'argomento era proprio questo. Lei mi disse, un giorno l'allievo supererà il maestro. E io mi sono sentita di dire, no, non è così. Non... Noi superiamo sempre solo noi stessi, in realtà. Se arrivi a superare qualcun altro è perché stai emulando quell'altra persona. Nelle scuole si tende sempre ad avere questa tendenza a omologarsi e c'è poca attenzione a creare veramente degli artisti. L'artista chi è? Quella persona che crea in maniera originale. Per essere originali bisogna essere se stessi. Quindi, secondo me, quello che consiglio che mi viene da dare è studiate tanto, però cercate di scavare dentro voi stessi, di capire qual è veramente quali sono le vostre debolezze, le vostre forze. E cos'è che possiamo dare al mondo? Ecco, l'artista comunica, quindi se dobbiamo ripeterci non ha senso. Allora solo se ci guardiamo dentro veramente riusciamo a dare qualcosa magari di bello. Ecco, quindi non guardiamo troppo gli altri, chi ce l'ha fatta, chi non ce l'ha fatta, chi ce l'ha fatta con poco, chi con tanto, eccetera. Facciamo un bel tuffo dentro di noi e conosciamoci. Dopo di ciò potremo dire qualcosa, potremo parlare un po'. Bella, bella cosa che hai detto, superiamo noi stessi, quindi diventiamo più bravi magari di quello che ci aspettavamo. Sì, esatto. Tu insegni nelle scuole, l'altra volta pure ti lancia l'idea, oltre all'artbook che si è realizzata, magari si potrebbe realizzare pure quest'altra cosa, di un corso, magari di un workshop con lo scarabocchiatore, non in presenza, chiaramente online, perché tu al momento insegni solo a Palermo, la tua città, quindi magari potrebbe essere un'idea per aprire il tuo insegnamento anche al di fuori dei confini di Palermo. Andiamo a mettere un'altra bandierina così, sì, certo. Sì, no, per me è super volentieri, io sono aperta a tutto, devo dire, mi piace anche perché essendo una disegnatrice sto sempre da sola a lavorare così nel mio studio, È un lavoro ecco. solipsistico, sì. Passare un po' di tempo invece, appunto per questo mi piace pure fra gli eventi, perché così sono un po' con gli altri, che ci vuole, no? E appunto, quindi anche magari dare lezioni, dare comunque quello che sai, ti permette di memorizzarlo e interiorizzarlo ancora di più. Quindi è una cosa bella quella dell'insegnare, soprattutto quando c'è di mezzo l'erotico, perché c'è tanto di noi, dei nostri limiti, delle nostre paure, delle nostre vergogne,
Quindi non è più soltanto una cosa tecnica, ma diventa anche un po' una filosofia, un po' una psicologia del nostro modo di vedere le cose. Quindi sono super aperta, ecco, a questo tipo di cose. Quindi quando volete. Allora, speriamo che si concretizzi anche questo come l'artbook. Io metto la pulce nell'orecchio allo scarabocchiatore. Avevo una curiosità da chiederti. Noi in Italia abbiamo una grande scuola di erotismo. Negli anni 70 c'era il fumetto erotico che andava per la maggiore. Era un fumetto molto venduto, soprattutto nelle edicole, molto di consumo. Poi è andato mano a mano scomparendo e adesso è quasi relegato a produzioni, diciamo, di nicchia, graphic novel, diciamo, il fumetto erotico, diciamo, è quasi del tutto scomparso, se non per alcuni gangli che sono sopravvissuti e i manga che magari fanno anche l'erotismo. Però la nostra scuola erotica dell'erotismo a fumetti è un po' stata soppiantata. Tu come la vedi questa cosa? Cosa ne pensi? Ma possibilmente con l'avvento di internet, magari mi viene da dire, con tutta la pornografia che abbiamo, o con la televisione, eccetera, magari può essere che sia un po' spenta questa cosa. Ma mi viene da pensare questo, magari negli anni 70 c'era ancora la voglia di leggere dalle riviste, dai fumetti, quindi magari potrebbe essere per questo. Guarda, oggi anche con che facilità, diciamo, sia puoi accedere che puoi creare contenuti. Diciamo, fondo erotico o pornografico anche, quindi possibilmente c'è questo appiattimento, magari dato dalla troppa tecnologia, quindi un ritorno alla carta, ecco, che continua a essere una di quelle che dice: torniamo alle vecchie tradizioni per quanto riguarda l'arte. Quindi possibilmente sì, magari è stata la troppa tecnologia che ci ha allontanato un pochettino da alcune cose. Potrebbe essere questo, sì. La cosa che mi colpisce è che tu, vecchia maniera, sia come disegni chiaramente in analogico, ma anche come, diciamo, riferimenti a Artemisia Gentileschi, quindi ti rivolgi molto al passato, insomma, come metodi, come riferimenti. Sì, no, io non scherzo, sono proprio vecchia dentro, cioè, pure i capelli bianchi. Sì. In realtà mi tolgo la maschera, ho 85 anni, Ben insomma. portati, ben portati. William Bondi tra gli anni 60 e 90, lui è sempre stato un protagonista di quell'era, ho prodotto solo 30.000 tavole in 20 anni di produzione erotica. Diciamo, lui è stato uno dei protagonisti come disegnatore Ma perché lui disegna con la mano destra, con la mano sinistra, col piede destro e il piede sinistro? Cioè lui è così, è un polipo praticamente, sta lì e disegna. Come fai, William? Insegnaci. Tu l'hai conosciuto, se non mi sbaglio, durante qualche evento, qualche fiera. Forse a Torino c'era anche Torino. l'area russa, era stata creata. Sì, c'era la zona rossa Zona rossa, sì. e sì, eravamo lì e è stato. Subito, ci abbiamo fatto subito amicizia, poi abbiamo fatto una bellissima scena tutti insieme, insomma. Vabbè, poi cioè, ripeto, io comunque con le persone più grandi non voglio offendere, No, no, no. però mi No, ma lui comunque era una maschera, lui ha vengo. 20 anni in realtà, poi si Però toglie la mi vengo. Io sono maschera. quella che sono vecchia dentro, al contrario. Sì, quindi ci siamo trovati subito, veramente una persona splendida, quindi. Anche perché comunque è capitato anche che abbiamo chiacchierato sul nostro lavoro, eccetera, quindi culturalmente è una persona super interessante, ma anche come persona proprio. Quindi, grande William. Dove sarai? A parte la mostra chiaramente attualmente in corso a Palermo e alle 20, vi ricordo che alle 20 dell'8, del venerdì 8, ci sarà un live della nostra Ester con una modella dal vero, non ve lo perdete. Dove sarai nei prossimi eventi nei quali presenzierai? Già sai, già puoi darci qualche Allora, indicazione? Dove ti possiamo stalkerare? Diciamolo facile, dove ti possiamo stalkerare? quello che mi ricordo dovrebbe Certo, essere questo. senza fare Allora, torto a nessuno. I prossimi, pietà, pietà. Allora, dovrebbe essere il giorno 8, sono quindi qui a Palermo. Il 15 sono di nuovo a Palermo, sempre lì a quello stesso locale, per fare un portfolio review. Quindi le persone che magari vogliono farmi vedere i propri disegni, vogliono, hanno, che ne so.
un'idea, un progetto, eccetera, possono venire lì e ne possiamo parlare. Quindi questo è il 15. Il Scusami, questo 28. portfolio è su prenotazione o io arrivo là col mio portfolio No, non e c'è bisogno della prenotazione. arrivo Poi, e ne parliamo? Ok. se si può, comunque nella locandina c'è scritto il nome di telefono, sarebbe anche meglio, però va bene anche così. Eventualmente io mi giostro bene la situazione in qualche maniera, ecco. Poi il 28 c'è la chiusura della mostra lì a Palermo, quindi sono solo questi 3 giorni, non è visitabile durante altri giorni la mostra, quindi giorno 8, giorno 15 e il 28 c'è la chiusura. E il Ma quindi non è 29 visitabile normalmente. e 30. No, 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 solo questi giorni quando io sono presente si può accedere e basta. Ok. Ok, ci ricordi dov'è così per chi può? Si trova da IM in via Francesco Guardione numero 59. Ci sono vari post che ho fatto sia su Instagram che Facebook, eccetera. Domani comunque vi farò qualcosa, insomma, rimetterò qualcosina per ricordarlo, ecco. E, detto questo, il 20, quindi il 28 chiude la mostra, il 29 mattina vado a Cosenza invece al Museo del Fumetto. È praticamente un ex convento e io vado a fare una mostra lì. Sarò praticamente, quando me già avevo detto che sarò dentro una cripta, insomma, una cosa stupenda. E io muoio per queste cose, impazzisco. E quindi sarò lì a Cosenza, farò questa mostra da qualche giorno, insomma, poi appunto dirò anche quando sarà è tutto. Sarà questo a novembre, sì, poi dopo di questo. Dopo di questo sarò poi a Berlino a dicembre, faccio una mostra lì, quindi vado fuori e sono molto contenta anche di questa cosa. Prima esperienza a Berlino, prima volta a Berlino, quindi insomma super gasata anche da questo. E In poi bocca sarò al al... lupo. Grazie. E poi sarò al piccolo museo del giocattolo, quindi a Abbiamo Firenze. nominato prima. E siamo a gennaio, per adesso il mio calendario arriva qua, il mio calendario mentale arriva qua. Vabbè, chiaramente sarà tutto disponibile sulle tue pagine social che ricorderai passo passo dove trovarti e come. Sì. Allora, Peppe Romeo ha scritto un altro commento che voglio leggere. Riguardo al fatto di guardarsi dentro e produrre cose proprio tramite il proprio essere artistico, purtroppo ci sono anche tra queste pagine sedicenti disegnatori che sanno solo ricalcare e scopiazzare da altri, soprattutto illustrazioni famose. Se glielo fai notare che rubano disegni altrui, anche di nostri amici, spacciandoli per propri, ti bloccano pure. Quanto possono danneggiare queste persone nell'ambito del fumetto che partecipano pure a fiere con i loro ricalchi? Scusate nei commenti, sono problemi di sintassi perché mentre scrivo vi sto ascoltando, sì, in effetti, però penso che il senso si è capito, come diciamo, le copie, le scopiazzature di disegni, diciamo, se uno copia un tuo disegno e ne fa, lo fa proprio, non lo so, lo spazza per No, su, non guarda, io lo se, pecchierò di arroganza, per me lo puoi copiare pure il mio disegno, tanto poi non posso so. dire, cioè. No, ma mi è piaciuto pure l'espressione, ridilla, dai, aspetta, ridilla, no, guarda, ti voglio mettere. Mi è piaciuto pure come l'hai detto, vai, vai, aspetta, vai, vai. Se io ti copio un disegno. Non lo so, io che cosa ho detto pecchierò pure d'arroganza, però dico lo puoi pure copiare il mio disegno, cioè non mi interessa, non... Vai, vai. provaci, fallo. Vediamo cosa ti esce fuori, cioè, ma non perché dico che è impossibile, semplicemente perché è normale, cioè uscirà fuori un'altra cosa. Poi ricalcare è pure complesso in realtà, quindi io sono convinta che ci siano persone molto valide che guardano i miei lavori e che abbiano un ottimo modo di osservare. Quindi se comprano ad esempio i miei lavori, che sono originali, fatti a mano, lavorati così, così e colà, è perché vedono comunque un lavoro dietro e tutto. Quindi io mi auguro, insomma, che non vadano avanti le persone invece che magari ricalcano, eccetera. Ma più che altro perché poveri loro, cioè nel senso devono essere proprio messi male per fare questo tipo di cose qua. Cioè, dico, una cosa è dire, guarda, io faccio la cover band, ok? Quindi io dico cover band, che ne so, dell'Itfiba, va bene, faccio l'Itfiba e rifaccio, però lo scrivi, capito? Cioè, è la cover band Sì, sono dell'Itfiba. degli omaggi, sì, certo. Ok? Cioè, ed è giusto, come io posso fare la copia d'autore, cioè, qual è il problema? Non c'è un problema. Il discorso è quando ti vuoi invece prendere meriti che non sono i tuoi. Guarda, io penso che durino poco questo tipo di persone Ah, e come hai spero che detto tu, non facciano mai gli insegnanti. E... non è facile neanche ricalcare, come hai detto tu, non è proprio semplicissimo.
farlo poi in maniera valida. Comunque. Sì, no, ma infatti, a meno che se non riesci a farlo bene, allora grande, complimenti. Cioè, Fatelo tu anche tu, mi verrebbe da dire. esatto. Allora, ringrazio Ludovico Florio, che parlando di fumettero, ho detto proprio domani c'è un'asta da Finarte che non conosco, l'ammetto, su fumetti, maestri dell'erotismo, quindi buono a sapersi. Non conosco Finarte, però è interessante come commento. No, io nemmeno lo conosco. Neanche tu conosci, quindi non conosciamo Finarte, però comunque è interessante che diano spazio all'erotismo, ai maestri dell'erotismo. Vabbè, siamo quasi in chiusura. Io di solito la domanda che faccio... sempre una domanda scomoda, ce l'ho fatta anche l'altra volta, quindi non la ripeto proprio per dissequamente. Chiedo semplicemente: hai qualche consiglio di lettura a chi vuole avvicinarsi al fumetto, all'illustrazione? L'altra volta, se non mi sbaglio, dicesti dei portfolio di pitture. Guarda, posso dire quello che stavo leggendo ieri sera e che mi è piaciuto talmente tanto per l'ennesima volta, dico Crepax, cioè io per me è di una sensibilità, cioè è tutto, è uomo e donna allo stesso tempo, perché c'è questa comunque veramente molto bello. E quello che sto leggendo praticamente è, ed è bello quando leggo qualcosa che coincide anche con il mio periodo proprio. Perché praticamente è una raccolta di tavole che lui faceva per una rivista ed era una pagina sola, Ah, tavole autoconclusive, quindi. Bellissimo. mensile. Ok, era autoconclusiva, però in realtà in questa raccolta poi tu vedi che in realtà segue un filo narrativo, e quindi è bellissimo veramente vedere quanto questa artista riuscisse con una sola pagina a dare tanto, a mettere dei pensieri, un sogno, un immaginario. Quindi io direi assolutamente Crepax da leggere, da spulciare fino all'ultimo. Quindi Crepax, grande maestro del fumetto e dell'erotismo italiano, Sì. diceva Alessio Corbella, puoi copiare i tratti ma non l'anima che ci mettono dentro. Penso che è giustissima come... Esatto, sì. Soprattutto i tuoi disegni che sono pieni d'anima, direi. Buon Grazie. pomeriggio, ciao Katia, un'altra nostra amica. Ciao, ciao. Ah, Ludovico Florio, specie Finarte è una casa d'aste, perfetto. Una casa d'aste Sì, del... avevo inteso, però non lo conosco. Non abbiamo il piacere di conoscere. Va bene, allora io ricordo gli appuntamenti. Innanzitutto che la nostra estera è disponibile a commission, basta contattarla, abbiamo detto garbatamente sui social, e lei. Quindi se vuoi d'accordo su del genere, insomma, immagino che tu mandi delle bozze poi quando uno ha un'idea di massima. Sembra lo chiedo, sì, ci sono quelli che vogliono la sorpresa, quindi c'è sempre da creare comunque quelle che sono le necessità, i desideri dell'altra persona, quindi sì, no, a volte mi dicono proprio direttamente, non voglio che mi fai vedere Vogliono la semplicemente. sorpresa quando apre. Quando apre. Quindi Sì. comunque contattatela in privato e mi mettete d'accordo se volete prima la sorpresa oppure volete convenire un soggetto prima. Abbiamo citato prima gli eventi dove sarà presente la nostra estere, ma potete andare sulle sue pagine social, e lei è comunque molto social, quindi precisa e annuncia sempre dove la potete trovare. E c'è la sua mostra in atto qua. L'8 disegnerà davvero alle 20, se potete andate a Palermo. Il 15 fare un portfolio preview. Se avete qualche idea, qualche progetto da presentarle, sicuramente vi darà qualche consiglio valido e quindi andate da lei. Anche se ti posso far vedere un mio disegno e mi dai qualche consiglio su come migliorarlo. Certo. Ok. Sì. Allora vengo, così mi dici dove devo. Però poi ti devi mettere buono e se sono severa, perché certe volte mi dicono, ah, mi guardi i disegni, però poi. Cioè, perché io poi Ma vado. perché non sei garbata nel... Ah, No, sono garbatissima, però ecco. non mi. Cioè, voglio che tutto quello che posso darti ci arrivi veramente. Ah, Quindi certo, sì. sì. Ma è giusto così, giusto così. Non è basta dire è bello tanto per... No, sarebbe poi Sì, negativo. non ha senso altrimenti, che senso ha? È quello che volevo anch'io dagli miei insegnanti. E mi sembra giustissimo. E poi il 28 abbiamo detto che chiude questa bellissima mostra a Palermo, dove Palermo. c'è anche la mia opera preferita, Giuditta Olofernes, che abbiamo fatto vedere Sì. prima. Quindi se andate là, vedetela, insomma, vale la pena sicuramente. Lei disegna in analogico, quindi vedrete tutti i suoi originali. Che volete di più? Beh, direi c'è abbastanza.
Io ti ringrazio Esther per la compagnia che ci hai fatto per quest'oretta che abbiamo passato insieme. Grazie a te, Aspettiamo bellissimo veramente. il tuo fumetto che a Ah, breve sì. uscirà. E appena uscirà lo presentiamo qua, appena possiamo. Appena possiamo parlarne più diffusamente, lo presenteremo Sì. qua in live. Ok. Esorto lo scarabocchiatore magari a portarlo in Italia, perché per adesso uscirà in tedesco, in Nord Europa praticamente. Sì, Per sì, adesso sì, sì. uscirà. Sì, è da capire come, insomma, perché ripeto, essendo un trimestrale, insomma, bisogna capire come. Vedremo, vedremo. Qualche idea ci verrà. Quindi Piccoli in passi, bocca al lupo comunque per sicuramente. l'uscita del tuo fumetto. Grazie. Grazie a chi ci ha seguito, chi ha commentato. È stata una live molto seguita, molto partecipata come sempre quando abbiamo la nostra Esther. Yeah, Grazie a grazie. tutti per l'attenzione e alla prossima. Ciao, buona serata. Ciao, 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 ciao.